Avevo lavorato con Fellini e poi abbiamo avuto un'esperienza che ritengo, insieme a quella fatta con Federico, quella più formativa, perché avevo lavorato con Giuseppe Piccioni e ho conosciuto questi ragazzi che erano tutti dei ragazzi che avevano preso parte a questa scuola che aveva fatto Renzo Rossellini, che si chiamava, era la scuola Gaumont. E questi erano tutti ragazzi appassionati di cinema, avevano un'energia, una cosa che io li vedevo un po' dall'esterno ed ero veramente ammirato. Poi loro mi ritenevano bontà loro, uno già importante perché avevo fatto semplicemente questo film di Fellini. E invece io lì scoprì una cosa segreta, che diciamo, la loro energia, l'energia, perché questi ragazzi di cui parlo poi sono Domenico Procacci, Giuseppe Piccioni, c'era Daniele Lucchetti, Carlo Carlei, montatore Angelo Nicolini, Gualtiero, uno sceneggiatore, insomma era un gruppo veramente tutta gente, Antonello Grimaldi, tutta gente che poi ha lavorato, tutta gente. Quindi la cosa però che mi aveva colpito, avendo lavorato con un grandissimo maestro che era Fellini, è che questi non erano così dissimili da lui in quanto a partecipazione, e che la partecipazione che ci metteva Federico non era così dissimile da quella che ci metteva Procacci, per cui capì che in realtà non c'erano gerarchie, che c'era invece una passione che andava al di là dell'anagrafe. E questo, diciamo, fu già una cosa che mi entusiasmò, perché saltai dal set di Fellini al set di Piccioni e mi sembrava che ci fosse una grandissima continuità, pur essendoci invece budget diversi, storie professionali diverse. Conosciuto Procacci in quell'occasione, in quel film, Il Grande Black, e poi Domenico venne a vedermi in teatro, perché io facevo la stazione in teatro, venne a vedermi e Domenico, che aveva assaporato il gusto, il piacere della produzione con Il Grande Black, voleva cominciare in maniera più autonoma, più da solista, a buttarsi nella produzione, mi propose di fare la stazione, di rifarla al cinema e di fare io la regia. Domenico lo fece probabilmente in continuità con un'abitudine che c'è in Italia. Perché in Italia. Però Domenico non lo fece per questo, ma adesso non lo fece. Non, no, perché io penso che invece. Mi piace immaginarmi invece che lui. No, perché in Italia c'è una cosa, però non fa parte di Domenico, sono sicuro, e la sua storia professionale lo testimonia. In Italia c'è un'abitudine, che se un attore bravo e fa anche un po' ridere, magari deve fare il cinema, deve fare i film, ma se li deve fare lui. Perché? Perché il regista viene visto come un imbrigliatore, come uno che probabilmente mette il suo mondo poetico, ci mette i propri pensieri e così via. Per cui la nostra ultima tradizione vuole che se c'è un bravo attore non potrà essere diretto da un bravo regista. Voi pensate Sordi, che ha fatto centinaia e centinaia di film, no, centinaia e centinaia, non so quanti ne ha fatto, che ha fatto tutti quei film e che è stato diretto da grandissimi maestri. Voi immaginate se invece Sordi si fosse diretto da solo, prima di tutto ne avrebbe fatti di meno, oppure immaginate Totò, prima di tutto ne avrebbe fatti di meno di film e poi magari non li avrebbe fatti, nel caso di Sordi, non ne avrebbe fatti alcuni bellissimi, perché senza voler nulla togliere a Sordi regista, però ha lavorato anche con grandissimi maestri. Ecco, invece, diciamo, i nostri ultimi comici si sono diretti da soli. Io quando penso anche a Carlo Verdone, che è un patrimonio della nostra cultura, del nostro cinema, e poi però, diciamo, è stato solamente nei suoi film, e ultimamente lo stiamo vedendo di più. Domenico però invece mi propose questo e non credo, non me lo propose in continuazione, perché io non ero un comico, la stazione non era esattamente uno spettacolo comico, era una roba a metà e che aveva bisogno anche di una regia, proprio perché era a metà. Me lo propose. Io mi spaventai perché mi sembrò che di entrare in un posto bypassando, mi sentii proprio un usurpatore, devo dire, se in segreto con me stesso mi sentii un usurpatore, un bucato, perché non avevo studiato da regista e perché non avevo nei miei sogni iniziali non c'era quello della regia. Però
Poi oggi, ripensando a tutto, francamente, io ho fatto quel mio primo film, l'ho fatto a 29 anni, non ero affatto imbucato, quando l'ho fatto avevo già fatto una quindicina di film da attore, quindi diciamo ero arrivato con una certa, cioè perlomeno sapendo quello che andavo a fare.